un approfondimento questa volta in questo spazio parliamo però del riordino delle province. Lo sapete, il CAL nei giorni scorsi ha proposto ed è stata approvata la proposta di riordino delle province in Piemonte. Per il futuro, per l'immediato futuro, questi enti passeranno da 8 a 4. Il VCO farà parte del cosiddetto quadrante, allora di tutte le province del Piemonte nord-orientale. Di tutto questo parleremo con il presidente della provincia del Verbano Cusio-Ossola, Massimo Nobili, benvenuto. Grazie, buonasera. Ecco, prima di addentrarci sul significato, no, di tutto questo progetto, presidente, facciamo un po' di chiarezza. Il voto dell'altro giorno a Torino del CAL non è l'ultimo passaggio sul tema, si dovrà pronunciare la regione e poi ancora il governo? Sì, è il primo passaggio, il Consiglio d'Autonomia Locale ha approvato la sua proposta, la regione Piemonte ha tempo fino al 24 ottobre per approvare o modificare la proposta del CAL e poi il tutto verrà inviato al governo. Ovviamente sappiamo che il 6 di novembre si pronuncerà la Corte Costituzionale sui ricorsi che sono stati presentati sul provvedimenti 2011 e quindi sull'articolo 16 che incominciava un percorso di riordino, di modifica degli enti intermedi, quindi direi che entro fine anno dovremmo avere il quadro definitivo di quello che potrà accadere in Italia, riordino o diciamo soppressione, mantenimento, c'è anche il tema delle funzioni, quindi direi che in questi mesi capiremo quale sarà il futuro delle province. Ecco, futuro che appunto deve essere delineato, perché se la quadratura del cerchio è stata trovata per quanto concerne gli accorpamenti, resta una questione aperta sulla quale mi pare voi amministratori giurate ancora battaglia, no? L'elezione diretta di questi enti. Certamente noi lo abbiamo ribadito nella seduta del 3 ottobre del CAL, l'abbiamo inserito nel documento che è stato approvato, noi continuiamo a rivendicare l'elezione diretta perché pensiamo che i consiglieri e il presidente dell'ente intermedio delle nuove province deve essere eletto direttamente dai cittadini, altrimenti pensiamo che questi enti nascono già svuotati senza un loro ruolo e diventano delle unioni di comuni. Allora forse era meglio lasciare l'autonomia dei comuni a scegliersi come unirsi e come gestire in forma associata alcuni servizi. Ecco, entriamo nel merito di questa che ovviamente le pagine di storia nazionale passeranno come una mini rivoluzione. Il vice Ossin dalle sue prime battute ha sostenuto che l'opzione migliore fosse proprio quella della quadrante, lo abbiamo già detto inizio trasmissione, opzione che era stata proposta già dall'Unione delle Province Piemontesi. Lei proprio in queste ore, nelle ore che hanno seguito il voto del CAL, ha parlato di questa scelta come una scelta coraggiosa, di un senso di responsabilità da parte degli amministratori, anche se è stata molto dibattuta la cosa. È stata molto dibattuta, il CAL ha dimostrato le sue criticità e un po' anche la debolezza proprio dell'istituzione CAL. Noi ci siamo, diciamo che negli anni passati guardavamo alla possibilità di poter ottenere l'autonomia per questo nostro territorio. Questo non è stato possibile, oggi siamo in un momento storico certamente difficile, certamente un momento storico di crisi e quindi secondo me occorreva avere il coraggio di fare delle scelte che guardavano il futuro, occorreva avere quel senso di responsabilità al quale noi siamo chiamati in questo momento dai cittadini e quindi come abbiamo e ci siamo confrontati nella cabina di regia qua sul nostro territorio, dove è emerso a larga maggioranza la condivisione di costituire un ente di area vasta che partisse da Biella per arrivare nel Verbano Cusio-Ossola coinvolgendo anche Vercelli e Novara, come lo abbiamo ribadito negli stati generali che abbiamo organizzato a Stresa con gli amministratori e le associazioni di categoria del Novarese, abbiamo mantenuto
questa nostra posizione. Mi fa piacere che il Consiglio d'Autonomia Locale a larga maggioranza l'ha condivisa. Io penso che abbiamo la possibilità di dar vita a una provincia significativa, 900.000 abitanti, più di 6.000 chilometri quadrati, ma soprattutto una provincia con all'interno una presenza imprenditoriale significativa, il distretto del tessile, il distretto del casalingo, il distretto del settore dei rubinetti, il distretto della pietra, quindi direi una provincia veramente significativa anche sotto l'aspetto economico. Ecco, lei Presidente appunto ha citato questi dati molto importanti, una provincia che sarà composta da 333 comuni, appunto conterà su 84.000 imprese, una provincia soprattutto che arriva diciamo nell'ordine di importanza, su una scala di importanza delle province piemontesi, subito dopo Torino, e questo è un dato importante. Certamente saremo la prima provincia dopo la città metropolitana di Torino, ma saremo anche una tra le prime province nel panorama italiano, anche proprio per i dati che lei ricordava, le 84.000 imprese. Beh, io penso che è un percorso che è appena iniziato, certamente noi, appena il Consiglio regionale approverà la proposta del CAL, questo io mi auguro, noi incominceremo a sedersi attorno a un tavolo per cercare di costruirla, perché quello che come Verbano Cusio-Ossola noi chiederemo è il mantenimento di alcuni servizi che noi consideriamo prioritari, che non possono venire meno nel territorio del Verbano Cusio-Ossola. E ne parleremo, Presidente, ne parleremo. Solo subito una questione, proprio in queste ore il Presidente Sossani, il suo collega Presidente della provincia di Novara, a commento di tutto questo dibattito che c'è stato in questi ultimi mesi, ha detto che dopo il voto del CAL è l'ora di abbassare i toni, di smorzare le polemiche, anche perché appunto Vercelli ha sempre contestato questa provincia di quadrante, no? Beh, Vercelli aveva e ha la possibilità di rimanere autonomo aggregandosi a Biella rispetto ai parametri previsti dalla spending review, quindi dal governo. Quindi da un certo punto di vista si possono capire. Io sono convinto, e questo l'ho sempre ribadito, che invece noi eravamo chiamati ad avere quel coraggio, ad avere la possibilità di superare i localismi e veramente di far partire una riforma seria, una riforma che non si può fermare ovviamente alle province, una riforma che deve continuare, la riduzione del numero dei parlamentari, ma io penso anche il riordino delle stesse regioni, avremo delle regioni che hanno molti meno abitanti delle nuove province. Allora io penso che l'Italia ha bisogno di una riforma completa, partiamo pure dalle province, ma non fermiamoci, andiamo oltre e cerchiamo di ridisegnare una mappatura istituzionale dell'autonomia locale che ci può permettere di superare questo momento di difficoltà, ma soprattutto guardare all'Europa, guardare a una ripresa economica di cui ne abbiamo tanto bisogno. Senta, sempre per guardare i nostri vicini di casa, parliamo della provincia di Novara. Con una nota d'agenzia oggi diceva che la provincia intende avviare una sorta di censimento amministrativo, distribuirà nei prossimi giorni un questionario agli enti locali ma anche alle associazioni del territorio per capire quali sono i punti di forza e le criticità di questo territorio per poi meglio programmare l'ingresso in questo nuovo quadrante. A livello di Verbano Cusio-Ossola? Noi lo faremo all'interno della cabina di regia, una cabina di regia che ha lavorato, è nata per cercare di superare il momento di crisi, tant'è che avevamo chiesto e ottenuto come riconoscimento regionale e stiamo aspettando il riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico della crisi complessa. Poi la cabina di regia ha lavorato anche su altri temi, non ultimo il riordino delle amministrazioni provinciali, e quindi io convocherò la cabina di regia nelle prossime settimane. Anche noi ci confronteremo, abbiamo già fatto un inizio di mappatura anche rispetto a quei servizi che consideriamo irrinunciabili, però io dico, e lo dico agli amici di Novara, che occorre innanzitutto aspettare la delibera della Regione Piemonte, perché questa penso che sia la proposta che sarà la proposta definitiva che verrà presentata al governo. Poi
occorre lavorare, certamente, certamente cercare di unire e non di dividere, cercare di creare quella sinergia che serve tra i territori per dar vita a un nuovo ente di area vasta. Dico anche che nelle prossimi giorni io organizzerò un incontro tra le quattro province per l'applicazione della legge 7, che è una legge approvata dalla Regione Piemonte, che aveva già individuato il quadrante, che aveva già individuato l'area omogenea Alessandria ed Asti per la gestione del sistema dei rifiuti, sia raccolta che smaltimento. E quindi penso che da lì si può iniziare a confrontarci e a lavorare insieme. Senta, a proposito di confronto, dovrà esserci anche, probabilmente riserverà anche qualche confronto aspro, perché bisognerà decidere dove dislocare i servizi e gli uffici su questa nuova provincia, no? Bisognerà un po' ridisegnare questa mappa. Mi pare che lei già aveva cominciato in questi pochi minuti ad avanzare qualche ipotesi, forse qualche rivendicazione. Mi pare di aver letto che lei parla di un comando dei vigili del fuoco, la protezione civile, un argomento questo spinoso poi da affrontare. Beh, spinoso nel merito. Certamente è il vero argomento che interessa ai cittadini, che interessa alle comunità. Un territorio come il nostro non può essere scoperto sotto aspetto dei vigili del fuoco, della protezione civile, visto anche gli ultimi fatti accaduti anche nel mese di agosto. C'è il grande tema del polo del welfare. Noi pensiamo che il polo del welfare non può venir meno da questo territorio. C'è il tema delle dogane, siamo territorio di confine e quindi è un'altra presenza importante e significativa. Poi in cabina di regia ci confronteremo con tutti gli attori per capire quali proposte avanzare. C'è il tema del capoluogo di provincia, che la legge dice che è la città più abitata, ma può essere anche in accordo un'altra città. Quindi penso che inizia un iter che io mi auguro sia costruttivo, ma certamente il Verbano Cusio Ossola si vuole sedere a quel tavolo con pari dignità. Io penso, e l'ho sempre detto, che in una provincia come quella che potrà nascere ci sarà la possibilità, proprio perché è così vasta, di meglio distribuire i servizi sui territori. Se noi avessimo fatto solo la provincia tra Verbano Cusio Ossola e Novara, avremmo rischiato di tornare indietro di 20 anni, come se 20 anni fossero passati, non dico inutilmente, perché è stato fatto molto anche di investimenti in questo territorio, però tornare indietro solo di 20 anni penso che oggi come oggi non avrebbe avuto senso, e inoltre avremmo rischiato di perdere molti servizi. Con una provincia di questo tipo io sono convinto che potremo organizzare anche un decentramento significativo anche su alcuni settori, penso al volontariato, penso a settori diversi, dove è giusto che i territori più marginali e decentrati abbiano la loro attenzione. Senta Presidente, ritorniamo su una dimensione strettamente provinciale, a quella che è il Verbano Cusio Ossola. Lei crede che questa nuova realtà amministrativa che va delineandosi placherà anche un po' quella che è stata la rivalità da sempre vissuta in questo territorio fra lago e montagna? Beh, devo dire che innanzitutto i rappresentanti del Verbano Cusio Ossola all'interno del CAL hanno mantenuto una posizione unitaria, e questo perché è la Lega. Un fatto. La Lega ha votato diciamo in modo negativo rispetto all'emendamento presentato dai comuni di Vercelle e Biella, e poi per una scelta politica nazionale non ha partecipato al voto finale, in quanto contesta la spending review, cioè contesta le modalità e il modo con cui questo governo sta calando sui territori la riforma non solo delle province ma anche altre decisioni di questo governo. Gli altri rappresentanti, che rappresentavano comunque forze politiche diverse, hanno tutti mantenuto la stessa linea e hanno votato in modo uguale. Penso che questo è un primo passo, perché
noi ci possiamo presentare al confronto con gli altri territori in modo unito. Questo è almeno la mia speranza, ma certamente sarà il mio tentativo e il lavoro che io avrò davanti, perché il VCO, se è unito, potrà ottenere; se si presenterà diviso, certamente rischia di perdere parecchio. Sin qua sul lato, dal lato, dal punto di vista amministrativo, resta però una questione molto importante, aperta, col tema della riorganizzazione delle province, cioè il futuro dei dipendenti di questi enti e poi anche di quegli uffici che sono arrivati sui territori a livello decentrato perché proprio esistevano le province. Parliamo di prefetture, parliamo di comandi provinciali delle forze dell'ordine. Relativamente alla provincia, sappiamo che c'è molta preoccupazione fra i dipendenti di questo ente. Il tema dei dipendenti non va sottovalutato. Io penso che molti servizi e molti uffici rimarranno decentrati. Poi certamente ci saranno alcuni uffici che dovranno essere accentrati. Cercheremo di affrontare questo tema cercando di non mettere nessuno in difficoltà. Io non voglio comunque dimenticare che anche le organizzazioni sindacali, magari più quelle nazionali che non quelle locali, qualche mese or sono erano per la chiusura e la soppressione della provincia. Quindi io penso che noi siamo certamente responsabili, abbiamo lottato per mantenere enti di area vasta nell'architettura istituzionale delle autonomie locali. Combatteremo ancora per l'elezione diretta, ma cercheremo anche certamente di garantire, nel limite del possibile, anche quei posti di lavoro che sono presenti sul nostro territorio. Alcuni dipendenti della provincia hanno già fatto scelte diverse, cercando di allocarsi in altri enti locali del nostro territorio, però io penso che il senso di responsabilità che ci ha accompagnato in questi mesi e soprattutto ci ha accompagnato nella votazione dell'altro giorno, ci accompagnerà anche nel costruire il nuovo ente. Senta, in questi mesi che vi porteranno poi a questa nuova organizzazione, rimane il problema delle risorse per questi enti locali? Se rimaniamo enti di primo grado, noi potremmo avere entrate proprie e quindi potremmo mantenere o acquisire quelle entrate previste anche dalla riforma del federalismo fiscale, che se diventassimo enti di secondo grado certamente perderemmo e vivremmo solo i trasferimenti superiori dallo Stato o dalla Regione. Io proprio per questo penso che noi dobbiamo riuscire a ottenere le elezioni di primo grado, quindi enti previsti dalla Costituzione, eletti direttamente dai cittadini e che hanno entrate proprie, in modo che possano mantenere i servizi e le funzioni che oggi svolgono e continuare a erogare servizi ai cittadini. Questa è l'altra grande partita che noi abbiamo di fronte, che dobbiamo discutere non tanto con lo Stato, che ha già previsto le funzioni che rimangono alle province, ma soprattutto con la Regione, perché vogliamo mantenere quelle funzioni che la Regione aveva trasferito o delegato alle province. Ecco, prima di salutarci, Presidente, ci vuole ricordare quali sono le tappe che ci porteranno poi alla fine di queste esperienze amministrative? Allora, entro il 24 di ottobre la Regione deve approvare o modificare. Faccio un appello anche ai consiglieri regionali del territorio perché approvino questa proposta deliberata dal Consiglio delle Autonomie Locali entro il 24 ottobre. Poi viene inviata al governo. Il governo, io sono convinto che una proposta come quella del Piemonte, che è una delle proposte più avanzate che sono state deliberate in questi giorni dai CAL delle altre regioni, perché noi non abbiamo chiesto deroghe, non abbiamo chiesto di mantenere lo statu quo, ma anzi abbiamo mantenuto fede alla nostra proposta iniziale, fatta quando sembrava che le province dovessero scomparire, ma siamo stati seri fino in fondo e quindi abbiamo dimezzato il numero delle province. Siamo ancora in attesa del provvedimento del governo che doveva essere emanato il 5 settembre in merito alle funzioni
che questi enti, le funzioni e competenze che questi enti dovranno svolgere, quindi io penso che arriverà anche il 6 di novembre la sentenza sui ricorsi presentati da alcune regioni e quindi entro fine anno avremo un quadro. Poi occorre capire quando entrerà in funzione. Noi siamo stati eletti dai cittadini, abbiamo la scadenza che è primavera 2014, la provincia di Vercelli è invece in scadenza nel 2016, quindi sono temi che dobbiamo certamente affrontare, ma lo potremmo fare quando avremo il provvedimento del governo, quando avremo saremo a conoscenza del sistema elettorale e quindi si potrà costruire. Però io penso che già dal mese di novembre queste quattro province possono incominciare a lavorare insieme, possono incominciare a condividere assieme alcuni percorsi di progettualità e di programmazione, a partire dalla gestione dei rifiuti, a partire dalla gestione del sistema idrico integrato, a partire da altri progetti, da altri progetti che già in parte condividiamo. Ne ricordo alcuni, per esempio la promozione dei territori attraverso i fiori del Lago Maggiore, che saranno i fiori ufficiali del campionato mondiale, dei mondiali di sci nordico della Val di Fiemme nel 2013. Quindi ci sono già, diciamo, momenti di sinergia e di collaborazione. Devono continuare, migliorare, in modo che quando arriveremo alla nascita di un unico ente saremo già pronti e avremo già gli uffici anche integrati tra loro. Senta, in ultimissima battuta ci permetta una curiosità. Inizio mandato lei certo non prevedeva di dover accompagnare quest'ente, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, verso l'accorpamento. Probabilmente politicamente parlando aveva anche pensato a un suo secondo mandato alla testa dell'amministrazione provinciale. Così non sarà? C'è chi la vedrebbe bene alla testa della provincia di Quadrante? Guardi, nessun presidente di questa provincia uscente è mai riuscito a vincere le elezioni e quindi a riconfermarsi per il secondo mandato. Io certamente non pensavo di dover assumere l'onere di chiudere questa provincia, però oggi penso che ho la responsabilità di accompagnare questo territorio all'interno di un nuovo ente e di far sì che questo territorio possa mantenere alcuni servizi, possa mantenere e avere la sua dignità, e questo territorio penso che si merita l'attenzione che io, insieme alla mia amministrazione, ma io mi sento di dire insieme a tutti i componenti della cabina di regia, stiamo facendo, perché certamente vogliamo costruire qualcosa di nuovo, vogliamo guardare all'innovazione di questo paese, ma lo dobbiamo fare ricordando che questo territorio è lontano da Torino, è decentrato, è un territorio montano, è un territorio che dà molto anche al sistema Piemonte. Basta capire quanto questo territorio produce in energia idroelettrica, e quindi un territorio che merita attenzione, che merita quell'attenzione nei confronti della propria comunità, e quindi questo è l'impegno mio. Poi quello che sarà lo vedremo, non sappiamo oggi neanche il sistema elettorale, quindi è difficile fare qualsiasi previsione. Senta Presidente, lei è politico di lungo corso, no? Di vecchia data, posso fare una velocissima battuta, un suo pensiero sugli scandali che sono venuti alla luce a livello regionale in queste ultime settimane? Beh, se guardiamo gli scandali della Regione Lazio, certamente ci feriscono. Che peraltro hanno interessato il suo partito. Com'è? Che peraltro, dico, hanno visto coinvolto il PDL, il partito. Purtroppo, guardi, io ho vissuto la Prima Repubblica e anche all'epoca ci sono stati dei politici che avevano rubato, che avevano mal governato, ma c'erano anche nella Prima Repubblica tante persone che credevano nell'impegno politico. Come oggi ci sono persone che hanno sbagliato e persone che invece credono nel loro impegno e del mettersi a disposizione
disposizione degli altri. Io penso che, io mi auguro che la politica riesca a guardare oltre, che riesca a superare questo momento, che riesca a fare pulizia rispetto a queste persone che certamente forse non andavano nemmeno candidate, e quindi si possa continuare, perché il Paese ha bisogno di una rappresentanza democratica, ha bisogno che i cittadini possano scegliere i loro rappresentanti politici, e quindi una riforma elettorale per le elezioni politiche del 2013 che ci permette di poter scegliere i nostri parlamentari. E quindi io penso che si riesca, e mi auguro che si riesca a superare questo momento. È certamente un momento che ferisce chi fa politica, chi fa l'amministratore, ma soprattutto ferisce i cittadini in un momento molto difficile, perché vedere che qualcuno sperperava soldi pubblici quando gente perde il posto di lavoro fa male ancora di più. E certamente sì, e i fatti di questi giorni infatti si commentano da sole. Grazie Presidente per essere stati con noi, speriamo di aver contribuito a far chiarezza su quello che sarà appunto questo processo di riordino delle province piemontesi e di quello che sarà del Verbano Cuseo-Ossola nell'ambito di questo grande nuovo ente. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di BC Azzurra TV.